Buongiorno a tutti, siamo a circa 4200 metri sulla cima del monte Toubkal in Marocco, a circa 5-6 gradi sotto zero. Chiederete come mai siamo qui? Questa è la storia, dobbiamo partire 48 ore fa. Arriviamo a Marrakech con un volo da Londra. Da lì una macchina ci porta sui monti dell'Atlante, nel villaggio di Imlil. Siamo arrivati al villaggio di Imlil, un villaggio di montagna da cui partirà la spedizione per la conquista del monte Toubkal. Siamo arrivati e c'è fondamentalmente un diluvio universale. Adesso ha un attimino smesso. La cosa ovviamente preoccupa un po', perché se continua così a piovere sarà dura. Però speriamo che la notte porti consiglio e che domani il tempo sia bello. Rosso di sera, bel tempo si spera per domani, colori molto giallastri e le nuvole sono ancora basse, però si stanno un po' diradando e si sta aprendo il cielo. Siamo partiti da Imlil a 1700 metri, oggi facciamo un percorso di avvicinamento alle pendici del monte Toubkal e dovremo arrivare al rifugio che si trova a quota 3200 metri, una camminata di circa 6 ore, vedremo come tiene il tempo, quindi sono 1500 km di dislivello, non troppo ma non banale. Domani mattina invece faremo l'ascesa finale all'ultimo pezzo e da 3200 metri andremo fino alla cima del monte Toubkal a 4200 metri per poi rifare tutto il percorso all'indietro domani pomeriggio. Quello è il monte Toubkal, dobbiamo andare lassù. Finalmente è ora di camminare. Abbiamo la fortuna di essere in compagnia di Laxen, una guida nativa del villaggio di Araunt. Questo trek avremo tre difficoltà. La prima è rappresentata dal tempo, dalle condizioni meteorologiche. In montagna, come si sa, il tempo cambia velocemente e oggi pomeriggio ha messo pioggia. Difficoltà numero due, rappresentata dalla neve. Sulla cima del Monte Toubkal domani incontreremo neve e temperature sotto zero. Difficoltà numero tre, altitudine. Domani saliremo a quota 4200 metri. Quota a cui non siamo abituati, perché l'altitudine è un fattore su cui non si scherza. Siamo arrivati al piccolo insediamento di Sidi Kamarush, è l'ultimo insediamento della vallata, è un gruppetto di case attorno a una roccia bianca che in realtà è un santuario. La leggenda narra che qui vi è sepolto il santo Kamarush, il re dei Jin. I Jin sono degli spiriti maligni. La metà del cammino, la strada va su, su e su, la parte più faticosa forse, adesso semplicemente bisogna proprio scarpinare, taglia gambe. Siamo addirittura d'arrivo, è stato un tragitto abbastanza impegnativo perché continua ad andare su, finalmente si vede il rifugio, almeno si vede la fine. Good, very good. Acabamos de llegar al refugio justo a tiempo porque el clima parece que no se va a componer. Hay niebla, nubes y probable lluvia después. Pero bueno, el día primero completo y estamos en muy buenos espíritus, descansados y listos para mañana. Spendiamo il pomeriggio riposandoci e chiacchierando con altri viaggiatori che incontriamo nel rifugio. Sono le 4 del mattino e non ho dormito un cazzo.
sta risalendo il Gaglione, sarà circa 40 minuti che camminiamo, comincia a farsi luce, direi che è ora per un po' di musica epica. Siamo passati le 4 mm, possiamo vedere la cima del monte davanti a noi e abbiamo ancora un'ora e mezza di marcia. That was hard. That was last part was hard. La ultima scorsa è stata molto difficile. E questa è la cima del monte Tubucal. L'ultimo tratto è stato abbastanza duro. Adesso dietro di me c'è l'ovest, c'è i monti dell'Atlante e in fondo, dove c'è la foschia, è l'immenso deserto del Sahara. Da quest'altra parte invece dietro di me c'è l'est. Scendendo giù si potrà vedere il villaggio di Imlil, da dove siamo partiti. Un po' più giù forse Marrakesh, anche se c'è foschia. E giù in fondo c'è l'oceano Atlantico. Siete ancora lì? Bene, c'è una cosa che dobbiamo spiegare. Perché siamo venuti fin quassù? Venite con me. Che Engel, da 2 settimane, si sposa e ci ha chiesto di avere un momento di libertà. E allora io ho pensato che guardando questo paesaggio uno si sente libero. Questo sarà il tuo ultimo momento libero. Ultimo? Sì, perché poi quando sei sposato è una prigione, ancora 2 settimane? 2 settimane. Goditi la libertà. E ora sogniamo di scendere, è la parte più facile. The last village is my village and behind is Imlil. Now we go down there to here. And the fly is there. This peak, we go this peak. It's easy, like 5 minutes to. And after we go down. Anche la discesa però ci riserva qualche sorpresa. Prima risaliamo la cima del monte Tiberina. Stiamo scendendo, ma abbiamo fatto un piccolo detour qua su questa cima per vedere i resti di un aeroplano. L'aereo si schiantò sul monte nel 1969. Partito dal Portogallo, portava munizioni al governo del Biafra. Tra il 1967 e il 1970, il Biafra è stato uno stato indipendente dalla Nigeria durante la guerra civile nigeriana. La discesa in realtà non è meno faticosa della salita. Un vecchio infortunio al ginocchio si riacutizza e Riccardo, dopo alcune ore, inizia ad avere difficoltà a camminare.
My knee couldn't take the way down. Gave up. So yeah, I can barely walk. Il trek al Monte Toubkal non è tecnicamente difficile, ma non è una passeggiata dal punto di vista fisico. 2500 metri di dislivello, un terreno roccioso, altitudini e sbalzi termici richiedono che il trek non vada preso sotto gamba. Ma la visuale che si può godere da lassù è una delle più belle, soprattutto per i non alpinisti.